Allora, oggi vorrei riprendere l'argomento sulla gestione dei caratteri che avevamo visto un po' di tempo fa, per poter finalmente introdurre uno dei tipi di dati più importanti con cui avremo a che fare, che è quello delle stringhe. Le stringhe di fatto quasi non esiste programma in cui non si possano usare, non si debbano usare, se non altro per gestire, stampare, leggere dei messaggi testuali. Allora, prima di entrare a parlare di stringhe, solamente vi racconto due funzioni che non abbiamo ancora visto come a modo di approfondimento per quanto riguarda la gestione dei singoli caratteri. E poi un po' di funzioni che ci possono tornare utili. Proviamo ad andare con la memoria indietro quando abbiamo fatto quegli esercizi sui caratteri, l'alfabeto, maiuscole, minuscole, cose di questo genere. Allora, là avevamo detto, per leggere o scrivere delle variabili di tipo carattere, era possibile usare scanf e printf usando lo specificatore di formato per 100C. Ed è vero. Esistono anche però altre due funzioni che di fatto sono equivalenti, svolgono la stessa funzione, per leggere o scrivere un singolo carattere. La lettura di un singolo carattere si può ottenere anche con la funzione getChar, che è una funzione che restituisce un valore di tipo carattere. Quindi ogni volta che chiamate getChar restituisce un carattere nuovo. È esattamente la stessa cosa che fare scanf per 100C, esattamente. Compresa la gestione degli a capo che saltano fuori alla fine della riga, eccetera, eccetera. Non cambia nulla, è solamente una funzione diversa per fare la stessa cosa. E viceversa, la funzione putchar, come dice il nome, mette, no, il carattere su video e quindi prende come parametro una variabile di tipo carattere e la stampa a schermo, no? L'aggiunge allo schermo. Quindi è esattamente equivalente alla printf per 100C. Potete usare entrambe le versioni a vostro piacere. La funzione getChar ha solo una particolarità, di cui però non faremo uso fino a quando non cominceremo i file, che è il prossimo grosso argomento dopo quello delle stringhe. La stranezza è che legge una variabile di tipo carattere, ma ritorna un int, non ritorna un char come valore di ritorno. Questo perché? Ma perché può leggere qualsiasi tipo di carattere, ma in più mi dà anche un'informazione nel caso in cui non ci siano altri caratteri da leggere. Quando non ci siano altri caratteri da leggere, significa che sono finiti tutti i possibili caratteri disponibili nel canale di input. Nel caso di un input da tastiera, questo non ha molto senso. Perché cosa vuol dire che sono finiti i caratteri da leggere? Vabbè, che se io voglio leggere un altro, il programma si ferma e aspetta che l'utente li inserisca. Cioè, finché l'utente non muore, può ancora sempre inserire dei caratteri in più. Quindi il fatto che finiscano i caratteri da leggere non ha molto senso per terminali, no, per input di tipo interattivo come quello da un terminale. Ha senso invece quando l'input arriva da un file, arriva da un'altra fonte di dati che ha una certa lunghezza fissa. Finito di leggere quelli, sono finiti. Questo è il motivo per cui questo concetto di end of file, che vale già anche per la tastiera, in realtà lo svilupperemo meglio quando faremo i file. EOF è una costante simbolica definita in standard input output.h, che vale meno 1, tanto per la cronaca, ma è una specie di carattere speciale che quando riceviamo quel carattere vuol dire che non è più possibile leggerne altri. Perché, come dire, la tastiera si è scollegata, l'utente non può neanche più inserirli, no? Nel caso della tastiera ovviamente ciò non succede, ma succederà nel caso dei file. Questo solamente per commentare il perché ritorna un int e non un char. In realtà è possibile, anche usando la tastiera, far sì che l'utente
dica, guarda che ho finito di inserire il carattere, per cui non aspettartene altra, con un carattere di controllo speciale, che nel caso, che può essere CTRL Z oppure CTRL D, a seconda che il sistema operativo sia un derivato da Windows o un derivato da Unix, compreso il Mac. Devo dire che no, l'utente non sarà mai in grado di fare una cosa di questo genere, noi non possiamo pretendere che lo faccia, quindi non lo utilizziamo. Ecco, solo l'esempio di utilizzo di questa funzione getChar, poiché è una funzione che ritorna un valore, la chiamiamo e il valore ritornato lo memorizziamo in una variabile, solo come sintassi, ricordiamoci se vogliamo usare questa funzione, di usarla in questo modo. E poi, vabbè, ci sono scanf e printf che sono, già le conosciamo, noi le avevamo già viste prima. Ecco, l'altro piccolo approfondimento, sempre sui caratteri, è che esistono delle funzioni che lavorano appunto su variabili di tipo carattere. Ricordate la volta scorsa, qualche settimana fa, in cui dovevamo fare una serie di operazioni di confronto maggiore, minore, con la maiuscola, la minuscola, la z maiuscola, eccetera, per andare a scoprire quali fossero le proprietà di un carattere. È un numero? È una lettera? È maiuscolo? È minuscolo? Eccetera. Tutto lecito, va benissimo, non sto rinnegando nulla di ciò che abbiamo fatto, ma in realtà scopriamo che esiste una serie di funzioni che sono dichiarate in ctype.h, ctype è anche qui una versione abbreviata che significa character type, no? Il tipo di caratteri, che definisce tutta questa serie di funzioni, di cui tutte tranne le ultime due, che vediamo tra un secondo, restituiscono un valore logico, vero o falso, 0 oppure 1, a seconda che il carattere che passiamo come parametro, ricevono un parametro solo che un carattere, sia, appartenga a una certa categoria di caratteri. Quindi per chiedermi se un determinato carattere è un carattere alfabetico, già lo sapevamo fare con i confronti, ma basta chiamare la funzione isAlpha. If isAlpha di ch ritorna 1 se ch è effettivamente un carattere alfabetico, ritorna 0 altrimenti. Se vogliamo sapere se in realtà è una lettera, non solamente una lettera, ma una lettera maiuscola, sarà isUpper. O una lettera minuscola sarà isLower, e così via. Tutte operazioni che possiamo benissimo fare con i confronti, no? Tra codici asci, ma chiaramente così sono più semplici e anche più leggibili, tutto sommato. Le ultime due, invece, funzioni, toUpper e toLower, sono funzioni che ricevono un carattere e restituiscono il codice asci di un carattere nuovo, convertendo il carattere dato in maiuscolo o in minuscolo, qualora questo fosse un carattere rispettivamente minuscolo oppure maiuscolo, e lasciando invariati invece tutti gli altri caratteri. Quindi se chiamo toUpper su una A minuscola, mi restituisce un valore che corrisponde alla A maiuscola. È quello che facevamo sommando oppure sottraendo la differenza tra la A maiuscola e la minuscola, quel 32. Ma queste sono funzioni un pochino più furbe, perché se gli passo un punto interrogativo o una cifra o qualcosa che non sia una lettera, non lo toccano, restituiscono una copia dello stesso carattere. Quindi più comodo dal punto di vista della programmazione. Quindi i programmini che facevamo all'epoca, in realtà con queste funzioni si sarebbero ridotte veramente all'osso. Ecco, io qua avevo preparato uno schema generale che fa vedere, diciamo così, la famiglia di queste funzioni di ctype.h, che cosa rappresenta ciascuna, no? Quindi fa vedere che, ad esempio, la funzione isAlpha raccoglie tutte le lettere, isLower e isUpper raccolgono solamente le lettere maiuscole o solamente le lettere minuscole, isDigit le cifre da 0 a 9, poi c'è una funzione che si chiama isHexadecimalDigit, no? È una cifra esadecimale in base a 16. E quindi questo comprende i digit normali e la parte di alfabeto che va dall'A alla F. E tutto questo mondo è composto dai caratteri che sono detti alfanumerici, is al num, è un alfa numerico.
Poi ci sono una serie di caratteri che sono di punteggiatura e sono trovati, identificati dalla funzione is punctuation, no? È punteggiatura, punct. L'insieme di questi due è catturato dalla funzione che è isGraph. È un carattere grafico, grafico significa che ha si vede sullo schermo. Poi c'è lo spazio in più, che è un carattere, fa parte dell'insieme di caratteri stampabili, isPrint. La differenza tra isGraph e isPrint è semplicemente lo spazio viene compreso o escluso. Tutto ciò che è al di fuori di isPrint sono caratteri cosiddetti non stampabili, ossia caratteri di controllo, tra cui la capo, il barra n, la tabulazione, il barra t, eccetera, eccetera, e altri caratteri di controllo che non sono stato a elencare tutti uno per uno qua. Quindi isControl sono caratteri di controllo, isPrint sono caratteri stampabili, lo spazio sta un po' nel mezzo e in particolare spazio, tabulazione, new line fanno parte di un ispace. Sono caratteri di spaziatura. Alcuni sono categorizzati come caratteri print, altri come control. Insomma, è una serie di sottoinsiemi, no? Sono un po' i diagrammi di Venn questi, che diciamo, riassumono a colpo d'occhio questo elenco di funzioni. Quindi, quando torna utile, potete andare a guardarvelo. Non c'è tutto, nel senso che se voi volete sapere se un determinato carattere è una vocale, non c'è la funzione, ma ve la potete scrivere. Abbiamo imparato la settimana scorsa a costruirci le funzioni. Quindi ci possiamo costruire una funzione isVocale che va a controllare innanzitutto se è isAlfa e poi se è isAlfa confronta se è una delle cinque vocali in forma maiuscola o in forma minuscola. Ecco. E poi restituisce 0 o 1 a seconda dei casi. Ma questo come funzioni da poter utilizzare. Mentre invece oggi ci occupiamo, apriamo, no, il grosso argomento delle stringhe. Allora, che cos'è una stringa? Beh, una stringa nei linguaggi di programmazione, tutti, non solamente il C, sta a indicare una sequenza di caratteri, un testo, una frase, una parola, un messaggio, chiamatelo come volete, ovunque ci sia una sequenza di caratteri. Quindi, se vogliamo fare un programma, che non siamo riusciti a farlo finora, che ci chiede come ti chiami, la risposta che scriveremo, il nostro nome, Fulvio, è una sequenza di caratteri, nel mio caso di 6 caratteri. I linguaggi di programmazione gestiscono questo tipo di dato, stringa, in modo abbastanza diverso tra di loro. In C, che è un linguaggio tutto sommato molto semplice, una stringa è una sequenza di caratteri, è a tutti gli effetti un vettore di caratteri. Quindi, se vogliamo memorizzare una parola, come ad esempio quella che è indicata qua sotto, buongiorno, che è composta da 1, 2, 3, 6, 9, 1, 10 caratteri singoli, beh, possiamo costruire un vettore non di interi, ma di char, di 10 posizioni. In ciascuna di 10 posizioni andiamo a depositare uno dei 10 caratteri che compongono la parola. O meglio, la frase completa sarebbe andiamo a memorizzare il codice ASCII di ciascuno di quei 10 caratteri. Ma noi ormai abbiamo imparato che dire carattere, dire codice ASCII del carattere in C sono sinonimi, quindi per semplicità accorciamo le frasi. Quindi memorizzare, gestire, no? Un tipo di dato testuale si può fare semplicemente gestendo un vettore di caratteri. Quindi, prima di andare avanti sui modi più furbi di farlo, di gestirlo, vediamo un semplice esempio di un programma. Clicchiamo nel posto giusto. Un semplice esempio di un programma in cui chiediamo il nome a una persona e lo salutiamo col proprio nome. Molto banale, ma stringhe. Il solito programmino di prova in cui via via scopriamo le nuove cose.
Allora, vogliamo scrivere un programma che chiede all'utente il proprio nome e lo saluta, o lo insulta, a vostra scelta. Allora, sarà come ti chiami? No, all'inizio sarà così, il programma chiede all'utente come si chiama. Questa volta, per la prima volta, l'utente inserirà un dato che non sarà un numero, non sarà un singolo carattere, ma sarà una parola, oppure chi ha il doppio nome, è una sequenza di caratteri, un messaggio composto eventualmente da più parole, no? Una stringa, no? Quando diciamo stringa, raccogliamo tutte queste casistiche. Non possiamo, come, non è, una stringa non è composta da un solo carattere, è composta da molti, e quindi la trattiamo come un vettore. È come se chiedessimo all'utente: inserisci un vettore, una serie di codici hasci che corrispondono ai codici hasci delle lettere del tuo nome. Lui ovviamente non lo scriverà come codici hasci, lo scriverà come caratteri, ma il programma leggerà il codice stesso. Per memorizzare sono molte, quindi dobbiamo definire un vettore. Un vettore, questa volta, di caratteri, di una certa lunghezza, e che dobbiamo ovviamente definire come una lunghezza, non so, ragionevole di quella che potrebbe essere il nome di una persona. 30, 50, vedete voi. E quindi noi dobbiamo leggere dalla tastiera le lettere che compongono il nome della persona e memorizzarle una dopo l'altra dentro il vettore nome. Quindi avremo un ciclo, e questo ciclo va avanti fino a quando? Beh, fino al carattere di a capo. Quanto è lungo il nome della persona? Non lo so. E non è neanche né sensato né educato chiedere alla persona prima: dimmi di quante lettere ha fatto il tuo nome, perché poi dopo te le possa chiedere. No, non ha senso. Noi leggiamo, lui inserisce il nome, e quando batte l'invio vuol dire che il nome è finito. Quindi noi avremo un ciclo in cui leggeremo uno dopo l'altro i caratteri del nome e ci fermeremo quando troveremo l'invio. Quindi potremmo fare una cosa di questo genere: leggiamo un carattere, ecco, prendiamo una variabile di comodo ch, leggiamo, tanto per cambiare, usiamo la funzione ghiacciare, la stessa cosa della scanf per 100c, ma tanto così ci abituiamo a usarle tutte e due. Qui è esattamente la stessa cosa che scrivere per 100c e commerciale ch, sono assolutamente equivalenti, quindi questa la metto come commento per ricordarci che è la stessa cosa. Diciamo che usare l'agghiacciare è un pochino più comodo, perché ci sono meno virgolette, percenti ed è commerciale da scrivere, quindi un pochino più fluente. E questo lo ripetiamo finché ch è diverso dalla capo. No? Leggo un carattere, fin tanto che il carattere che sto leggendo non è il carattere di a capo, devo andare avanti a leggerne altri. Noi già sappiamo come si comporta il programma si fermerà alla prima getchar, perché io sto chiedendo di leggere dei dati dalla tastiera e non c'è nulla, quindi il programma si ferma, aspetta che io scriva il nome, ma aspetta che io lo scriva intero fino all'invio, non legge il primo carattere finché non ho scritto tutto. Poi, quando batto l'invio, finalmente il primo carattere viene restituito al programma, e il programma poi in questo ciclo andrà avanti a consumare tutti quelli successivi, perché tanto se li trova già. Nel buffer di tastiera, se li trova già, li legge tutti uno dopo l'altro senza più interrompere l'esecuzione, esattamente come facevamo con la scanf. Adesso questi caratteri che sto leggendo uno a uno li dovrò memorizzare nel vettore per poterlo poi stampare questo nome. Quindi dovrò fare qualche cosa del tipo nome di i uguale ch. No, me li memorizzo in posizioni successive del vettore, dove questa i è una variabile che dovrò inizializzare a 0 e lo dovrò ovviamente incrementare. Una variabile intera.
Quindi inizio a memorizzare i caratteri che leggo dalla prima posizione del vettore e poi ogni volta che itero, faccio un'iterazione in più, lo metterò nella posizione successiva. Questo è un modo semplice, no, di leggere una stringa da tastiera, un carattere alla volta, leggerla fino a quando non troviamo il carattere di a capo, che per noi indicherà la fine della linea. Questo carattere a capo viene letto e consumato, quindi non ci darà più fastidio come facevamo invece con la scanf. A questo punto possiamo passare alla seconda fase, che è quella di stamparlo questo nome. Ce l'abbiamo nel vettore, lo possiamo stampare. Ti saluto, virgola, o, e poi il nome. Siamo un po' aulici oggi. Come facciamo a stamparlo? Uno per volta, è un vettore di caratteri, un carattere alla volta, lo prendiamo e lo stampiamo. Quindi abbiamo un ciclo, adesso lo so quanto è lungo il vettore. Quanto è lungo il vettore? L'ultima volta che ci ho messo qualcosa dentro, l'ho messo dentro la cella i e poi ho incrementato i di un'unità. Quindi i mi indica sempre, usato in questo modo, questa variabile i mi indica sempre contemporaneamente due cose. L'abbiamo già visto la volta scorsa quando parlavamo dei vettori, no, di occupazione variabile. Questa variabile mi indica contemporaneamente il numero di elementi che ci sono e la prima cella libera. Cioè, se i vale 7, vuol dire che quel nome era lungo 7 caratteri, la cella nomi di 7 è libera, l'ultimo carattere utile sarà nomi di 6. Perché i parte da 0, quindi quando non ci sono lettere, i uguale a 0 vuol dire che il nome ha 0 lettere. La prima cella libera qual è? La 0. Se io inserisco un carattere, lo metterò dentro nome di 0 e dopo incremento la i. Quindi i vale 1, mi dice che c'è un carattere, la prima cella libera è la 1 e l'ultima occupata sarà la 0, cioè i-1. Dobbiamo solo fare attenzione che con questo programmino, dentro il vettore nome, c'è andato a finire anche la capo. Anche il carattere a capo l'abbiamo messo dentro. Perché io leggo un carattere, lo memorizzo nel vettore, poi mi chiedo se per caso il carattere che ho appena letto e ho appena memorizzato nel vettore era una capo, esco. Ma ormai quella capo c'è finito dentro il vettore. Allora, normalmente la capo non fa parte del nostro nome. Quindi sarebbe bene non memorizzarlo. Quindi prima di andare avanti, direi questo qui lo faccio solamente se il carattere non è una capo. Allora lo metto nel vettore. Quindi leggo un carattere, lo confronto, sei una capo o no? Se sei una capo, non ti faccio nulla e so già che tu mi farai uscire dal ciclo qua sotto. Se invece non sei una capo, qualunque altra cosa, allora fa parte del nome, che sia una lettera, maiuscola, minuscola, che sia uno spazio, poi probabilmente nessuno si chiamerà con qualche segno di punteggiatura nel nome, ma non lo possiamo escludere. Non lo vogliamo escludere qua. Quindi noi sappiamo a questo punto che il nome della persona è lungo i lettere, dove i è la variabile, ed è memorizzato nelle posizioni da nome di 0 a nome di meno 1. Il nome della persona è lungo i lettere ed è memorizzato nelle posizioni del vettore da nome di 0 a nome di meno 1. Adesso i è una variabile un po' troppo povera per avere questo ruolo così importante da ricordarsi
la lunghezza di quel nome. Se noi perdessimo i, no? Immaginiamo che qualcuno subito dopo faccia for i uguale 0, perché i è la variabile che usiamo sempre nei cicli, i minore di 10, non lo so, abbiamo rovinato la variabile i, per qualche motivo. Sarebbe possibile ancora stampare il nome di questa persona? Allora, se io rovino la variabile i, chiaramente il contenuto del vettore nome non cambia, rimangono lì le lettere. Il problema è che se lo volessimo stampare non sapremmo più, non avremmo più modo di sapere quando fermarci. Perché non è lungo 30 caratteri sempre, sarà lungo da 2-3 caratteri per i nomi più corti a 10-15 per i nomi doppi o più lunghi. Però non so quanto, quindi è fondamentale, ogni volta che ho a che fare con una stringa, sapere la sua lunghezza. Allora, per non lasciarlo in balia di una variabile semianonima come i, la chiamiamo, fatemi definire una variabile lunghezza nome, mettiamoci un underscore così è un po' più leggibile, nome, lunghezza del nome. Così dopo che ho finito di leggerla, copiamola, no? Copiamo i dentro questa variabile, così è un nome un pochino più degno e ci ricordiamo anche a che cosa serve, quindi vado anche a correggere il commento per dire, guarda, il nome della persona è lungo l'un nome lettere, caratteri, ed è memorizzato in questa posizione. Quindi a questo punto posso, se dovessi stamparlo, stampo tutti i caratteri che vanno dallo 0 all'ultimo, c'è cioè l'un nome meno uno, fino a quando i, a questo punto i la riuso, non mi serve più. Ogni volta impariamolo, e poi tra un attimo capiamo che ci dà fastidio e troveremo un modo migliore, ma ogni volta che abbiamo un vettore il cui numero di elementi è variabile, questo vettore deve avere come gemella una variabile intera, come in simbiosi, no? Una variabile intera che dica quanti sono gli elementi effettivamente inseriti. Già lo facevamo con i vettori interi, a maggior ragione lo facciamo con le stringhe. Vettore di interi tipicamente è una dimensione che scopro all'inizio del programma e poi non cambia più. Un vettore di carattere, una stringa, invece tende ad avere una lunghezza variabile. Cioè, se prendiamo i nomi di tutti voi, avrà ciascuno una lunghezza diversa. Quindi ogni volta che in quella variabile nome ci memorizza un valore diverso, anche durante l'esecuzione del programma, se dovessi leggere tutti i nomi e poi dire qual è il più lungo, il più corto, il più bello, più bello è difficile, algoritmicamente, dovessi vedere qual è il più lungo, il più corto, questa lunghezza nome sarebbe ogni volta diversa, no? Quindi è una particolarità, diciamo, specifica, no? Dei vettori di caratteri, il fatto di avere una lunghezza che tende a variare spesso durante l'esecuzione del programma. Quindi è ancora più importante che ci sia questa variabile che fa simbiosi col vettore, che mi dice in ogni istante quanti caratteri ci sono. E beh, a parte questo, semplicemente inserirò, stamperò il singolo carattere, nome di. E poi mi ricordo però alla fine anche di andare a capo, perché sennò se anziché printf, che usavamo sempre, volessi usare pucciar, semplicemente scriverei pucciar nome di. Queste due sono equivalenti. Lasciate quella che volete, una delle due a caso la commento. Allora, vediamo se questo funziona, se ho dimenticato dei pezzi. Lo eseguiamo, come ti chiami, inserisco il mio nome e lui mi stampa questo messaggio. E fin qua. Se io avessi inserito un nome anche più lungo, magari contenente degli spazi, questo non mi dava problema. Perché in ogni caso gli spazi, le lettere, lui non li vede, non si accorge di quale carattere c'è dentro. Lui si ferma semplicemente quando trova la capo, quando trova l'invio. Quindi anche in caso di nomi più
multipli, questo programma funziona lo stesso. Stranamente funziona anche se il mio nome fosse un nome marziano. E lui lo prende per buono perché in realtà non stiamo facendo nessun controllo sul fatto che siano effettivamente caratteri alfabetici, ma si potrebbe chiaramente fare. O in fase di acquisizione, quindi mentre lo leggo lo controllo, oppure prima della stampa vado a fare una ricerca se tutti i caratteri sono alfabetici oppure spazi, che sono i due tipi di caratteri permessi. E l'unica avvertenza, se fate queste cose, è che IsAlpha considera solamente le 26 lettere base dell'alfabeto inglese, quindi una lettera tipo la E accentata, o la A con l'accento, non è considerata IsAlpha da queste funzioni, perché fa parte del codice ASCII esteso e la C-Type non lo capisce. Quindi fate attenzione a non controllare IsAlpha, se avete un nome che finisce con lettera accentata, non lo riconoscerebbe. Ma vabbè. Questo programma a tutti gli effetti, no? Lavora con dei caratteri, con dei vettori di caratteri, come se fossero vettori di numeri interi. Se avessimo cominciato stamattina dicendo prendiamo un programma che legga un vettore di numeri interi da tastiera terminando con lo 0 o col meno 1 e poi ristampi quel vettore di numeri, sarebbe esattamente la stessa cosa. Anziché char metteremo int, ma non cambia nulla. Il problema qual è? Il problema è che è estremamente scomodo, visto che le stringhe sono un tipo di dato che si usa molto frequentemente, e tutto sommato sono anche abbastanza standardizzate come meccanismo, a differenza di un vettore di interi che in ogni programma dovrò farci cose diverse, gli interi che ci memorizzo dentro avranno significato diverso, quindi non è possibile generalizzare troppo. Nel caso delle stringhe sono caratteri, fanno parte del codice ASCII, so qual è il minimo, so qual è il massimo, so grosso modo che operazioni ci posso fare. Allora sarebbe tanto comodo poter incapsulare questo blocco qua di lettura di un nome e questo blocco qua di stampa di un nome all'interno di funzioni. Cioè, se io dovessi leggere un'altra stringa, adesso a questo punto dovessi chiedere alla persona dove sei nato o qual è la tua città di residenza, o come si chiama la mamma, alla fine replicherei identicamente queste linee, identiche. Cambierebbe solamente il nome del vettore, non sarebbe nome di I, ma sarebbe città di I, nascita di I, residenza di I, ma per il resto sarebbe uguale. Allora potrei tranquillamente pensare di prendere queste 5-6 righe e inserirle dentro una funzione che legga una stringa intera fino alla fine linea, fino al barra n, escluso. E di fatto, non ce lo stiamo inventando questa mattina, una funzione del genere esiste da 40 anni nella libreria standard del C. C'è solo un problema che si sono posti e ci riponiamo oggi nel pensare a questa funzione generica di lettura. Il problema è come fare a gestire la simbiosi tra il vettore che contiene i caratteri e una variabile da qualche parte che ne indica la lunghezza corrente. Bisognerebbe obbligare il programmatore o convincerlo ogni volta che chiama una qualunque funzione di manipolazione di una stringa, la leggo, la stampo, la confronto, la converto in maiuscolo, ne estraggo un pezzettino, tutte operazioni che posso fare con le stringhe, ogni volta che chiama una funzione deve sempre passarci a fianco il vettore e la variabile che indica la lunghezza. Allora questo è scomodo ed è tutto sommato rischioso, perché se poi uno sbaglia, cioè il fatto che nome
e l'un nome siano in simbiosi, lo sappiamo solamente noi. Il programma, il compilatore non fa nessuna associazione sul fatto che questo vettore si chiama nome e qui il nome di questa variabile contiene un pezzo del nome del vettore. Cioè è un nome che abbiamo dato noi, no, per nostra facilità. Allora, la domanda che ci si è posti, no, quando hanno costruito il C, quando hanno inventato un modo di gestire le stringhe, è stata, ma non sarebbe possibile fare in modo di scrivere in qualche modo, da qualche parte, direttamente dentro al vettore, qual è la sua lunghezza? Cioè, se io trovassi un modo di nascondere dentro quel vettore lì un'informazione che indichi quanto è lungo, potrei fare a meno della variabile lunghezza. E quindi di fatto semplificare di molto poi la programmazione, perché non devo ogni volta che uso una stringa portarmi dietro due cose, un vettore e un intero, sempre. No? Ma mi porto dietro il vettore, il quale dentro ha già l'informazione sulla lunghezza. E però come fa un vettore di caratteri a memorizzare dentro anche un'informazione sulla lunghezza stessa, che in realtà è un intero, non è un carattere. E la soluzione che è stata trovata è quella di inserire un carattere di tappo, un cosiddetto terminatore di carattere, terminatore di stringa, scusate, non di carattere. Ogni volta che si definisce un vettore di caratteri, per poter sapere quanto è lungo questo vettore di caratteri, per convenzione, dopo i caratteri stessi, si inserisce un carattere aggiuntivo, uno in più, che non serviva. E in questo carattere aggiuntivo, che non fa parte della stringa, questo carattere aggiuntivo è sempre un carattere con codice hash 0. Fatemi correggere questa slide che è sbagliata, perché non è null con due L, ma con una L sola. Che è il nome di quel carattere di controllo. Cioè, per convenzione, ogni stringa deve essere seguita da la posizione successiva del vettore in cui memorizzo un carattere con codice hash pari a 0. Come lo indico il carattere con codice hash pari a 0? Non c'è sulla tastiera quel carattere lì, lo si può indicare come un carattere barra 0. Oppure semplicemente ci mettono 0 come int, quindi senza gli apici. Allora, questa è un'informazione che ci permette sempre di capire, se la seguiamo sempre rigidamente questa convenzione, ci permette sempre di capire dove finisce una stringa. Una stringa comincerà nella posizione 0 e proseguirà nelle posizioni successive finché non incontreremo il terminatore nullo. Cioè un carattere che vale 0, il cui codice hash vale 0, che sta lì, è lì presente per indicare il termine, no? La fine della stringa. Allora, a questo punto, se abbiamo una stringa cosiddetta terminata, correttamente terminata, cioè in cui sia presente questo terminatore nullo a valle dei caratteri esistenti, non abbiamo più bisogno della variabile in simbiosi che indica la lunghezza, perché la lunghezza, quando mi serve saperla, quando mi serve conoscerla, vado semplicemente a cercare il primo zero all'interno di quel vettore. Quando devo fare un ciclo per stampare quei nomi, quelle lettere, faccio un ciclo che anziché andare a iterare per un certo numero di iterazioni noto, itererà finché non incontro uno zero. Allora, lo stesso programma, quindi, di prima, lo possiamo modificare, anzi in realtà io lo riscrivo sotto, usando, lo chiamo nome 2, no? Usa un vettore diverso, rifaccio lo stesso programma sotto usando questa convenzione del terminatore nullo e quindi senza più richiedere, no, la variabile intera. La prima cosa che penso è che se il nome
di una persona, abbiamo detto che può essere lungo fino a 30 caratteri, a questo punto ci servirà una stringa che abbia almeno una posizione, un vettore, pardon, che abbia almeno una posizione in più. Se devo memorizzare un nome di 30 caratteri, il vettore dovrà essere, nel caso in cui il nome sia veramente lungo 30 caratteri, avrò 30 posizioni per i caratteri e più una per il terminatore nullo. Da qualche parte quella variabile, l'informazione devo metterla, non ho più la variabile intera che mi dice la lunghezza, avrò un char in più, una locazione in più nel vettore. Quindi attenzione che se avete un vettore di 10, un vettore di caratteri di 10 celle, questo può memorizzare stringhe fino a 9 caratteri, perché l'ultimo, almeno una cella deve essere tenuta da parte per farci stare il terminatore nullo. Ok? E basta, non mi serve più la variabile lunghezza. Fatemene solo mettere vicino così. Variante 1, metto dei commenti così ci ricordiamo, vettore di caratteri con variabile intera che ne ricorda la lunghezza. E poi la variante 2, che è quella che si usa sempre, che è un vettore di caratteri terminato da 0. E solamente in questo caso potremmo chiamarlo, almeno diamoci questa convenzione, lo possiamo chiamare davvero stringa, nel senso una stringa usata con le convenzioni di programmazione proprie del linguaggio C. Allora, rifacciamo lo stesso programma, a questo punto come ti chiami, continua a valere, quindi facciamo qua la versione 2, continuiamo a chiedere come ti chiami, continuiamo a leggere il vettore, qui non cambia nulla, cambia solamente un dettaglio, io qui sto leggendo il vettore, sto mettendo dentro, eccetera, eccetera, identico prima, ho semplicemente fatto copia e incolla, non modifico nulla, se non il nome del vettore ovviamente, adesso devo mettere dentro nome 2 anziché nome. Adesso ho letto i caratteri del nome, ho finito di leggerli, il mio compito a questo punto è quello di terminare la stringa. Questa qui non è ancora una stringa nel vettore nome, è solamente un vettore che ha dei caratteri e temporaneamente la variabile i mi dice quanti caratteri ci sono. Questa informazione su quanti caratteri ci sono la devo mettere dentro il vettore. Come lo faccio? Metterò il terminatore nullo nella prima posizione libera del vettore, quella che non contiene caratteri utili, la prima dopo l'ultimo carattere utile. E qual è questa posizione? La posizione i. Quindi, sì, è sufficiente che io metta nella posizione i, che ricordiamo è la prima libera, il terminatore nullo, posso scrivere 0 oppure posso scrivere, sono equivalenti queste due scritture, un carattere il cui codice hash è 0. Alla fine sempre di 0 si tratta. Possiamo indicarlo come direttamente un numero intero che rappresenta un codice hash, oppure tra apici un carattere, e quale carattere? Il carattere speciale barra 0 che indica il carattere di controllo di cui il codice hash è 0. È la stessa cosa. Quello secondo, la seconda forma forse ci ricorda un pochino di più che quello è un carattere. Sinceramente la prima forma è più comoda, più veloce. Attenzione a non fare questo errore. Apice 0 apice. Ecco, questo è sbagliato, l'unico modo sbagliato di scriverlo. Perché questo si va a mettere dentro nome 2 di i, che cosa? Il codice hash della cifra 0, che vale 48, non vale 0. Quindi o è 0 come intero, o è barra 0 come carattere, ma non deve essere 0 come carattere. Ma questo è un errore, tranquilli che non lo fa quasi nessuno. Ok, a questo punto abbiamo terminato la stringa.
Aggiungiamo il terminatore nullo. Questo povero 0 lo chiamiamo terminatore nullo. Il terminator della stringa. Non abbiamo più la variabile intera. Non ci serve più. Quel vettore ha in sé l'informazione di dove comincia la cella 0 e dove finisce la cella che contiene uno 0. E quindi per stamparlo è più facile, perché a questo punto possiamo fare un ciclo che parte dal primo carattere e stampa quelli successivi, e cosa scriveremo come condizione di terminazione del ciclo? Itereremo fino a quando non avremo trovato il terminatore nullo. Quindi while nome 2 di i è diverso da 0. Nome 2 di i diverso da 0. Anche qua con gli apici o senza, uguale a prima. Quindi, partendo dalla prima posizione del vettore, fin tanto che la posizione che trovo nel vettore non è uno 0, vado avanti a ciclare e a stampare i nomi successivi, i caratteri successivi del vettore. È ovvio che se per caso mi fossi dimenticato di metterlo, questo terminatore nullo, questo ciclo qua andrebbe avanti a stampare il nome e poi a stampare l'immondizia che segue fino a quando casualmente dovesse trovare una cella di memoria che vale 0. Quindi scriverebbe, se quando stampate qualcosa vedete che oltre a quello che stampate stampa dei caratteri strani, è perché probabilmente da qualche parte c'è una stringa non terminata di cui avete dimenticato di mettere il terminatore. Allora, questa parte di programma dovrebbe funzionare in modo esattamente identico alla precedente. Si comporta esattamente in modo identico. Semplicemente ho usato una convenzione di programmazione diversa. Anziché avere una variabile simbiontica intera, ho un terminatore nullo interno al vettore. Quindi, da adesso in poi sarà legge. Ogni stringa deve essere terminata, sempre. Ci piace di più la seconda convenzione della prima, quindi la prima ce la dimentichiamo. I vettori con variabile intera che ci dice la lunghezza le useremo per vettori numerici, numeri reali, numeri interi, eccetera. Ma sulle stringhe useremo sempre questa convenzione. E perché? Perché mi piace di più la seconda? Beh, uno, perché evito di perdermi per strada qualche variabile. Ma soprattutto perché esiste un'intera libreria di funzioni che si chiama string.h, con tante belle funzioni utili, comprese anche alcune che per motivi storici sono in standard input output.h, contiene una serie di funzioni che lavorano già sulle stringhe. Stringhe in questo senso, stringhe correttamente terminate. Per cui se noi usiamo questa convenzione, possiamo usare tutte queste funzioni che sono definite qua, le quali tutte, indistintamente, quando ricevono una stringa su cui devono lavorare, si aspettano che sia terminata. Dentro hanno un ciclo così. Se la stringa non è terminata, vanno a sporcare la memoria che non è loro. E viceversa, tutte le volte che queste funzioni producono una stringa, magari leggendo la tastiera, concatenandone due esistenti, la stringa che ci restituiscono sarà, per loro promessa, correttamente terminata. Quindi la convenzione di terminazione delle stringhe
la usiamo noi, l'ha usata chi ha scritto quelle librerie, siamo tutti d'accordo, l'importante è che la usiamo sempre. Non dobbiamo, se usiamo le funzioni di libreria, ci accorgeremo che non dovremo mai più, quasi mai, andare ad aggiungere manualmente i terminatori, perché ce l'aggiungeranno già direttamente le funzioni di libreria. Tra tutte ve ne dico due. Lo stesso programma, perché noi vogliamo salutarle bene le persone, quindi facciamo la variante 3, usa le funzioni di libreria, ove possibile. Come sempre le funzioni di libreria, ce n'è un certo insieme, possono essere utili, magari a volte non c'è la funzione che serve a noi, allora lavoreremo direttamente con i caratteri, non è un problema. Allora, le funzioni di libreria usano sempre la convenzione del terminatore nullo, quindi quando prepariamo un vettore da utilizzare con le funzioni stringa, dovremo sempre ricordarci di far spazio per il terminatore nullo. Allora, potremmo benissimo definire questa lunghezza come 31 e non cambia nulla. A me esteticamente piace di più vedere il più 1, così mentalmente mi ricordo qual è la lunghezza della stringa e il fatto che ci vuole il terminatore. Perché poi quando dovrò dire a una persona inserisci un nome lungo al massimo 30 caratteri, dovrò stampare 30, non 31. Semplicemente lo spazio che mi serve è una scatola in più. Allora, questo stesso programma, usando le funzioni di libreria, si riduce a due istruzioni. Questa, voilà. GetS è una funzione che sta per getString, dove è andata? Non è getLine ma getS. Vabbè, un'altra volta. La funzione getS fa esattamente questo lavoro qui. Prende come parametro il nome di una stringa, il nome di un vettore di caratteri. Ricordiamoci da adesso in poi, quando dico stringa sto dicendo vettore di caratteri correttamente terminato. Legge da tastiera ciò che l'utente inserisce, quindi leggi da tastiera i caratteri fino ad incontrare barra n e memorizzali nella stringa nome 3, escluso il barra n. Cioè questa funzione fa esattamente ciò che facevamo prima, siamo stati fortunati di trovare la funzione esattamente giusta. E per stampare esiste anche la funzione gemella che si chiama putS, che stampa a video il contenuto della stringa fino al terminatore, non fino al barra n. Barra n non c'è più, non è stato messo nella stringa. Ribadiamo sopra che la stringa viene correttamente terminata con barra 0 a cura della funzione di getS.
Quindi getText legge un'intera riga di testo e me la restituisce, la deposita in una stringa. Si ferma quando trova il barra n non viene messo nella stringa, al posto del barra n viene messo il terminatore. Putesse fa esattamente ciò che faceva questo ciclo qui. Un carattere dopo l'altro, fino a quando non incontra il terminatore, che la getTest ha messo dentro correttamente, lo mette a video. Non va a capo, se voglio andare a capo devo farlo. No, scusate, va a capo da solo la putesse, un'anomalia. Queste funzioni non hanno bisogno di nulla perché sono già definite in standard input-output.h, in standard io.h. Altre invece richiederebbero di includere anche string.h all'inizio. Queste due, essendo funzioni di input-output, le troviamo già in standard io.h. Ecco, questa è la terza volta, siamo bypassati le prime due versioni, si comporta ovviamente nello stesso modo. Però grazie all'esistenza di queste funzioni di libreria, dello string.h, è possibile ridurre a due righe un programma, cioè di fatto stiamo gestendo come se fossero delle variabili semplici, delle stringhe che in realtà sono dei vettori. Con un vettore di interi non lo potremo mai fare questo lavoro. Perché ogni volta che dovete leggere un vettore di interi, il modo di leggerlo sarà diverso. Una volta devi terminarti con lo 0, l'altra volta devi controllare che i numeri siano tra 1 e 100, l'altra volta sai già a priori quante... Ogni programma è diverso, perché i numeri che devo gestire sono diversi. Nel caso delle stringhe è sempre la stessa cosa. Caratteri terminati da invio, fine. E allora lo mettiamo in libreria, quella funzione vale per sempre. Esiste anche un altro modo di stampare le stringhe, che è quello della funzione printf, che già conosciamo. La printf cosa aveva di comodo? Che potevo mescolare i messaggi con le variabili, no? Printf, il valore è %d, e in un'unica istruzione facevo tutto. Anche qua lo possiamo fare usando uno specificatore di formato nuovo che si chiama %s. %s sta per stringa, ovviamente. %c è un carattere singolo, quindi è un intero che rappresenta un codice asci. %s invece è una stringa, ossia un vettore di caratteri, di codici asci. È l'unico caso in tutto il C in cui si può trattare un vettore come se fosse una variabile. No? Normalmente la printf non è capace a stampare un vettore. Se gli passo un vettore di interi non me lo stampa. Devo fare un ciclo e stampare uno alla volta. L'unica eccezione, è proprio perché sono standard le stringhe, è questa, %s. E quindi passerò anche il nome del vettore che voglio stampare. Ricordiamoci che nome 3 non è una variabile intera, non è una variabile char, ma è un vettore di char, correttamente terminato, deve essere terminato. E la printf lo stampa, interpreta al posto di %s l'intera lunghezza del nome. Tutte le volte, ma questo, poiché domani perdiamo le lezioni, devo saltare alcuni dettagli che riprendo la settimana prossima, tutte le volte che dobbiamo passare una stringa come parametro a una delle funzioni che usano le stringhe, quindi in questo caso abbiamo visto la getTest, la putTest e anche la printf, si usa come sintassi il nome del vettore senza le parentesi quadre. Ok? Sia qua che qui, e il nome del vettore senza le parentesi quadre. Non lo fate così, non fatelo così, non fatelo lundi, non fatelo in nessun altro modo, ma il nome senza le parentesi. Settimana prossima che avremo un attimo di tempo in più, ve lo spiego con più calma, perché fa parte del meccanismo generale di passaggio dei vettori alle funzioni. Ma per ora, diciamo, ci basti ricordare che ogni volta che uso una stringa e la passo a una funzione che si aspetta una stringa, il modo pratico per passare questa stringa è dare il nome del vettore senza le parentesi quadre. Che, tra l'altro, invece in nessun altro caso si può usare. Se andate a guardare altrove, tutte le volte che, nella parte, diciamo, precedente del programma,
ogni volta che usavamo un vettore era sempre accompagnato dalle parentesi quadre. Perché il nostro mantra era, ogni volta che devo fare qualcosa a un vettore, devo farlo a ciascuno dei suoi elementi. Tranne quando ho delle funzioni che lavorano già sulla stringa nel suo complesso. Quindi le possiamo usare. Vi potrei anche dire che per leggere il nome, scanf, per leggere il nome potremmo usare anche la funzione scanf. Così come per stampare una stringa posso usare putS oppure posso usare printf, usando lo specificatore %s, per leggere una stringa posso usare le getS oppure potrei usare anche la funzione scanf con lo specificatore di formato %s e passo ovviamente sempre il nome del vettore. Attenzione che però non è del tutto equivalente, anzi usare scanf con le stringhe tenderei quasi a sconsigliarlo. Il motivo qual è? Uno è scanf, ci siamo già accorti che rompeva le scatole con gli a capo perché li lasciava non letti, e qui anche continua a lasciarli non letti. Ma peggio, forse peggio, scanf si ferma al primo spazio. Allora, va bene se il vostro nome non è un nome doppio, è un nome composto come il mio, è un nome composto da una parola sola. Però se avete un nome doppio, che quindi contiene degli spazi al suo interno, la scanf, per come è fatta, si ferma al primo spazio, quindi legge fino al primo spazio e poi si ferma lì. Quindi vi restituirebbe solamente la prima parte del nome, il primo dei nomi multipli. Se avete una frase composta da più parole, vi dà solamente la prima parola, si ferma al primo spazio. A volte ci fa comodo così, la maggior parte delle volte però no, il fatto che si fermi uno spazio. Per cui, in pratica, mi viene da consigliare di usare il più possibile la getS, che perlomeno ti legge l'intera riga, e già che c'è, butta anche via la capo, che darebbe fastidio in una lettura di caratteri successivi, come avevamo scoperto con i primi esercizi sui caratteri. Non si mette, no, perché è di nuovo un vettore. Perché un vettore è già un puntatore. Questa è la frase breve che non devi spiegare. Quindi è l'unica eccezione anche che con %s non si mette la e commerciale. Allora, ciò che faremo, ciò che impareremo a fare, poco per volta, imparando a gestire le stringhe, sarà di abituarci quasi sempre, quando devo acquisire un dato dall'utente, a leggerlo con una getS. Si prende l'intera riga e non mi fa problemi. Poi una volta che ho il dato sotto forma di stringa, spesso magari lo devo andare ad analizzare, controlliamo, è giusto, troppo lungo, troppo corto, contiene degli spazi, contiene dei numeri, contiene della punteggiatura, ma a quel punto la stringa ce l'ho già in un vettore, posso fare tutte le analisi che voglio. Compreso, ci faremo anche aiutare a volte dalla scanf stessa in una sua forma che è in grado di analizzare, si chiama sscanf, che è in grado di analizzare il contenuto di una stringa. Questo è l'inizio di una risposta a una domanda che mi hanno fatto già in parecchi, dicendo: ma io quando faccio un programma che deve leggere il numero e se l'utente anziché il numero scrive una parola, come faccio ad accorgermene? Allora, leggendo il numero con %d, la risposta era: non te ne puoi accorgere, perché se la scanf vede una lettera anziché un numero, si ferma lì e non legge niente. Ecco, la risposta cominciamo a darla oggi. Anche quando devi leggere un numero, leggilo sotto forma di stringa, che legge tutto. Poi una volta che hai quella stringa, nome 3, ti vai a chiedere, dentro nome 3 ci sono dei caratteri numerici per cui questo sia un numero? Allora vado avanti e lo converto in numero, in int o in float. E poi vediamo come farlo. Se invece non è un contiene dei caratteri che non sono validi, allora però sono nella posizione di poter dare un messaggio d'errore, perché me ne sono accorto. Mentre invece con la scanf di un %d, un %f, semplicemente il valore rimaneva non letto, ma non avevo modo di accorgermene. Quindi impareremo a rivedere il modo con cui facciamo l'input per rendere l'operazione di input molto più robusta, no, di quanto non sappiamo fare finora. E questo grazie alle stringhe e alle funzioni che lavorano con le stringhe.
Allora, finora abbiamo visto le... Allora, questa qui fatemela commentare perché non mi piace. Non è vietata, eh? Se avete la necessità di leggere una sola parola, non parlo più di una riga, ma di una parola, fermandomi al primo spazio, scanf per 100S fa per voi. Altrimenti, se volete leggere l'intera riga, usate la getS. Ecco, che cosa ci posso fare con queste stringhe una volta che le ho definite? Adesso qui fa vedere. Volevo vedere, scusate, non è qua. Comincio a accennarvi, poi le guarderemo con calma una per una, perché sono di fatto il vocabolario di quanto ci servirà. Le funzioni che ci sono dentro la libreria string.h, no, dedichiamo 5 minuti a dare una prima occhiata. La più utile, la prima, la più semplice, è la funzione stringlength. No? Iniziano tutte con str, string qualcosa, ci ricordano che lavorano sulle stringhe. Stringlength restituisce, calcola e restituisce la lunghezza di una stringa. Come fa a sapere la funzione stringlength quanto è lunga una stringa? Parte da zero, va a cercare il terminatore nullo. Quando l'ha trovato, l'indice della posizione in cui si trova quel terminatore è la lunghezza della stringa. Quindi ogni volta che abbiamo bisogno di sapere quanto è lunga una stringa, possiamo chiamare la funzione stringlength e ce lo dice. Ad esempio, nel nostro programmino possiamo dire che il tuo nome è lungo o corto per 100 di caratteri. E questo per 100 di lo possiamo calcolare chiamando la funzione stringlength. In questo caso potremmo memorizzare una variabile, ma non ci serve, la usiamo direttamente il valore. Chiamiamo la funzione stringlength a cui passiamo il nome del vettore. La funzione stringlength parte, scandisce il vettore finché non trova il terminatore nullo e ci restituisce la posizione del terminatore nullo, equivalentemente la lunghezza della stringa. Ecco, ricordiamoci che per usare questa funzione lui mi darà un warning, perché mi dice che, attenzione, che la funzione stringlength è dichiarata implicitamente, che è lo stesso messaggio che avevamo quando usavamo il nome di una funzione senza averne dato il prototipo la settimana scorsa. E effettivamente della funzione stringlength al momento non abbiamo dato il prototipo, perché il prototipo della funzione stringlength è presente nel file string.h. Quindi quando usiamo una qualsiasi di queste funzioni che iniziano con str, dobbiamo ricordarci di includere nel nostro programma anche string.h, ma così come includeremo mat.h per le funzioni matematiche. Quindi questo warning prendetelo seriamente, vuol dire avete dimenticato string.h. E quindi questo qui mi dice il tuo nome è lungo 6 caratteri. Prende una stringa e restituisce il numero intero. 6 caratteri è la lunghezza del nome escluso il terminatore nullo. Il terminatore non fa parte del nome, no? È solamente un trucco che abbiamo per ricordarci quanto è lungo il nome. Quindi in realtà sta occupando 7 posizioni nel vettore, questo nome. Le prime 6 per le lettere, la settima per il terminatore. Le altre funzioni sono una funzione di copia, string copy, per copiare una stringa in un'altra. Come si fa a copiare un vettore in un altro? Beh, devo copiare tutti gli elementi uno per volta, mi serve un ciclo. Ecco, questo ciclo è nascosto dentro la funzione string copy, che prende una stringa S2 e la copia dentro una stringa S1. Vedete che questi sono, come parametri, sono tutti indicati con char asterisco perché sono puntatori.
Perché puntano, hanno l'indirizzo di memoria in cui si trova il vettore. E poi c'è l'altra funzione più importante, string copy, oltre a string copy, è la string compare, strcmp. La funzione string compare è una funzione un po' strana, che confronta due stringhe, è strana per il comportamento. E ci dice se due stringhe sono uguali, oppure se sono diverse, oppure se la prima è minore o maggiore della seconda. Allora, le altre funzioni sono, adesso facciamo un esercizietto ancora, in 3 minuti che ci rimangono, per cominciare a familiarizzarci con la string compare. Le altre funzioni le vedremo poi più avanti, ve le elenco solamente. String cut concatena le stringhe, quindi ad una stringa ne aggiunge un altro pezzo per costruire stringhe lunghe mettendo insieme dei pezzi di stringhe più brevi. La strchr e poi un'altra che qui non è elencata che si chiama strstr fanno ricerche di caratteri in stringhe o ricerche di sottostringhe in stringhe più grandi, quindi quando dovremo cercare le cose andremo a usare quelle funzioni. E poi ci sono delle funzioni che hanno nomi simili alla string cut, alla string copy e alla string compare, che in più però hanno un n nel nome. E questo string n copy, string n cut, cut sta per concatenare, concatenate, string n compare. Questo n ci ricorda che queste funzioni ricevono un parametro in più intero, che è un argine. Dice, guarda, tu fai il tuo lavoro di confronto, concatenazione o copia, ma comunque non copiare, non confrontare, non concatenare più di n caratteri. Perché magari il vettore in cui lo devo andare a mettere questi risultati è solamente lungo n caratteri. Quindi per evitare, no, di leggere da tastiera una cosa molto lunga, andare a mettere in un vettore che era più corto della lunghezza permessa. Si usano molto nella lettura da file o nei programmi che fanno accesso in rete per evitare che qualcuno cerchi di iniettare nel mio programma più dati di quanti è in grado di gestire. Allora, dicevo, sulla string compare possiamo controllare se la persona si ricorda bene il proprio nome, se il nome 2 che ha inserito è uguale al nome 3. No, nome 1 non lo guardiamo più in questo programma. Non lo uso più nome 1 perché non è terminato correttamente, quindi non posso usarlo con le funzioni. L'abbiamo usato per prova nostra, per imparare, ma da adesso in poi lo dimentichiamo. Nome 2 era il vettore di caratteri che avevamo letto e correttamente terminato, o con l'una o con l'altra versione, scegliete quello che preferite, facendolo a mano, un carattere alla volta. Nome 3 l'avevamo letto con la getS, che è esattamente la stessa cosa, alla fine nel vettore di caratteri ci vanno a finire esattamente gli stessi byte. Adesso chiediamo alla persona se è coerente con se stesso, tanto per fare un esercizio, e usiamo la funzione di confronto tra stringhe. Se fossero numeri, scriveremmo, ma non lo possiamo, non copiate questo, vorremmo scrivere qualcosa di questo genere. No? E qui diciamo all'utente se lui si ricorda bene il proprio nome oppure no. Controlliamo se il nome, lui gli abbiamo chiesto 2 volte il nome, se l'ha scritto in modo diverso oppure se l'ha scritto in modo uguale. Allora, la chiave sta nella riga 108. Non posso scrivere questo. Il segno uguale uguale confronta valori numerici.
confronta due interi, confronta due reali. In questo caso purtroppo il compilatore non mi uccide neppure, ma interpreta quel confronto come confronto tra la locazione di memoria in cui ho memorizzato nome 2 e la locazione di memoria in cui ho memorizzato nome 3. Quindi gli indirizzi di memoria, non i valori che ci sono messi dentro. E saranno sempre diversi, ovviamente. Quindi non è, purtroppo... Allora, come facciamo per confrontare due stringhe? Mettiamolo qua come commento. Usiamo la funzione string compare. Diciamo, senti, confrontami nome 2 con nome 3. Confrontami la stringa i cui caratteri sono nel vettore nome 2 correttamente terminato con caratteri memorizzati nel vettore nome 3 correttamente terminato. La funzione string compare prende le due stringhe, le guarda e mi restituisce un numero intero. Questo numero intero può essere nullo, può essere minore di 0 o può essere maggiore di 0. Non sappiamo quanto vale nel caso in cui sia minore o maggiore di 0. Se è nullo vuol dire che nome 2 è uguale a nome 3. Se è minore di 0 vuol dire che nome 2 viene prima di nome 3. Ma in particolare sono diversi. Se è maggiore di 0 vuol dire che nome 2 viene dopo nome 3. Prima e dopo in che senso? In senso alfabetico, ma usando l'alfabeto ASCII. Ah, quindi immaginate di avere la tabella ASCII come se fosse il vostro alfabeto e andate a confrontare. Dentro la tabella ASCII ovviamente ci sono lettere in ordine, quindi comprende anche l'ordine alfabetico normale. Però fate attenzione che le lettere maiuscole vengono tutte prime delle lettere minuscole. Quindi il nome Z maiuscolo viene prima di A minuscolo, quindi non è proprio l'ordine alfabetico a cui siamo abituati. È l'ordine lessicografico indotto dalla tabella ASCII. Ma per adesso ci basta ricordare che string compare ritorna 0 se i nomi sono uguali, ritorna diverso da 0 se i nomi sono diversi. Allora, per sapere se due stringhe sono uguali, impariamo a scrivere string compare uguale 0. I nomi sono uguali. Ogni volta che devo confrontare due stringhe non userò mai uguale, maggiore o minore, userò sempre string compare e andrò a chiedermi il segno del risultato della funzione string compare. Se il segno è nullo, allora le due stringhe erano uguali. Se il segno è diverso da 0, allora le due stringhe sono diverse, in particolare se è minore, se è maggiore. Io per ricordarmi questo maggiore o minore, per non confondermi, immagino sempre di leggere un meno qua in mezzo. Nome 2 meno nome 3. Se è 0 vuol dire che erano uguali, se è positivo vuol dire che nome 2 è più grande, viene dopo, se è negativo vuol dire che nome 2 viene prima. Quindi fa solamente, diciamo così, un ausilio mnemonico per ricordarmi il valore. Quindi con oggi abbiamo cominciato a imparare a leggere, stampare stringhe e fare trovare la lunghezza e fare dei semplici confronti. La settimana prossima andremo avanti a fare programmini, no, di esempio, che usano questo nuovo tipo di dati.